Però E cos'è questo chiaro? Quali sono anche gli altri rischi che può correre, diciamo, la libertà intellettuale? Per esempio, non so, di un artista, sto pensando al rapporto con la critica, sto pensando al rapporto con altri artisti. E ti faccio la domanda non perché questa è comunque una radio, insomma, sappiamo tutti che si chiamava Radio Padania, RPL, cambierà ancora nome, non lo so, sì, forse non mi interessa. Quello che mi interessa molto è il rapporto tra un artista e la politica. Lo può influenzare? Perché, per esempio, molti dissero che Guttuso senza il PC non sarebbe stato nessuno. Altri invece ti dicono: ma sei scemo, l'hai visto i disegni, i dipinti di Guttuso? Di cosa stai dicendo? Ecco, c'è del rischio anche su quel versante lì, immagino, Alessio. Mi piacerebbe dirti di no, ma non posso perché è vero. Allora, normalmente l'arte, quando tu parli di arte, il fatto stesso che io parli su Radio Padania, che l'ho già detto tante volte, per alcuni artisti che magari sono di sinistra, ma no, allora non mi va bene. Io con te sono sempre stato tranquillo, abbiamo mai parlato di politica? No. Io ho sempre detto grazie dello spazio che mi date a me. Guai, guai, io Alessio, io non ne posso più di parlare di politica. Tu per me sei No, acqua benedetta, acqua santa, non ne posso più ma di insomma, parlare di per dirti, politica. E capito? amo Però c'è l'arte e gente. l'ho sempre amata più della politica comunque. No, però ti dico che c'è ancora gente che, siccome RPL è Padania, allora associa, nonostante io abbia detto 40.000 volte, signori, io sono apolitico quando parlo di arte, l'arte non dovrebbe aver colore, ma purtroppo non è così. Okay? Per cui, in alcuni casi, quando voglio esporre in situazioni per cui istituzionali, se tu sei un artista che magari viaggi un pochino più sulla destra rispetto che sulla sinistra, se vuoi esporre in uno spazio, in una realtà comunale che è gestita dalla sinistra, hai sicuramente più difficoltà rispetto a un altro. Questo, è inutile raccontarsi e nascondersi dietro un dito. E la stessa cosa succede al contrario, eh? Non è che si sia la sinistra e la destra, è così. Se c'è una giunta che è di destra o di sinistra, se deve dare lo spazio espositivo gratuito a un artista per fare una personale, poi cioè, l'intelligenza vorrebbe che l'arte è di tutti, per cui io, se fossi di destra o di sinistra, prenderei a destra o a sinistra senza chi ce ne frega, ma io vado a vedere il contenuto, non vado a vedere di che colore sei. Però non è così. In alcuni casi, Povero magari. Sironi è stato che per me, cioè per me, non conto io, per la critica seria è un grande, un gigante, è stato un po', no? Mi sembra, per esempio. È stato messo un Ma po' in sì, parte rispetto al valore, Mario Sironi. ma certo, ma attenzione, ma lo stesso Guttuso che comunque sia ha raccontato la sua Sicilia, ha raccontato per cui era forse il primo che si è esposto in una certa maniera, in maniera politica, ok? Però va bene perché ha raccontato un suo periodo, ma io tranquillamente potrei parlare del futurismo che è tipico del ventennio, come appunto di Guttuso. Parlando dell'aspetto artistico, ti ricordi che ti ho raccontato del laboratorio Saccardi che ha creato questo il profilo continuo del presidente rifacendosi a quello che aveva fatto nel 1933 Bertelli per Mussolini, no? E loro l'hanno rifatto con questo profilo che invece parla di Berlusconi. Ma tu non hai idea, io l'ho portato avanti perché comunque è un progetto che ho portato anche a Pietrasanta per fare dei multipli, ma non so qua. A raccontare, ad annoiare la gente. Ma siccome si parlava di Mussolini e di Berlusconi, questo tipo di progetto può essere visto in maniera ironica o in maniera comunque artistica, perché comunque stai raccontando un personaggio che, ti piace o non ti piaccia, ha avuto e ha un ruolo all'interno della politica. Come sono stati fatti i busti di Stalin, come di Che Guevara, piuttosto che di Mussolini, è la stessa cosa, ok? Anche in questo caso c'è stata gente che ha criticato. L'arte, quando parli di destra o di sinistra, non è quello, devi vedere il valore artistico. Eppure, come dicevi tu prima, nel ventennio, per cui tutta la cultura futurista, piuttosto che quando c'era D'Annunzio, aveva un senso. Ancora adesso, quando parli di D'Annunzio, ci sono certi luoghi, ma ti ripeto, non faccio politica, che comunque sono legati evidentemente alla sinistra, che se tu gli chiedi di poter esporre o di poter raccontare D'Annunzio, ti dicono di no.